Partiamo dall'idea. L'idea è l'argomento principale che il filmato vuole sviluppare. Non è facile trovare una buona idea. Puoi cercare spunti interessanti da film che hai visto, libri che hai letto, da internet o farti guidare dalla tua immaginazione. Quando l'idea viene scritta, possiamo parlare di soggetto. Il soggetto è un'esposizione chiara e piuttosto breve della storia. Da soggetto si sviluppa il trattamento, che è una narrazione più ampia con descrizione dei luoghi, psicologia dei personaggi e qualche indicazione di dialogo. La scrittura della sceneggiatura segue di norma le seguenti tappe: idea, soggetto, trattamento, scaletta, sceneggiatura. In inglese la sceneggiatura copione viene definita screenplay e quella tecnica shooting script. In sintesi, scrivete le idee che vi vengono in mente per ricordarle meglio, per poterle spiegare in modo più chiaro e svilupparle fino ad avere un vero e proprio film scritto. Vi presentiamo uno strumento molto utile per realizzare i vostri video, lo storyboard, una serie di disegni che descrivono alcune inquadrature così come dovranno apparire sullo schermo. Lo storyboard è uno strumento pratico che serve alla regista e alla produzione per lavorare meglio sul set, preparando solo quello che effettivamente verrà inquadrato. Serve a dare un'idea chiara a tutti i componenti della troupe su come dovrà venire la scena. Comunque non vi preoccupate, non è necessario essere professionisti, basta fare uno schizzo che sia comprensibile dalla troupe. La troupe cinematografica è l'insieme dei professionisti che realizzano un film. In inglese viene definita film crew. Esistono due tipi di cast. Il cast tecnico, cioè il gruppo delle persone che si occupa di collaborare per la creazione, come per esempio il microfonista, il cameraman, l'addetto alle luci e così via, e il cast artistico, ossia insieme degli attori che recita. Valuta bene le tue forze. Nei tuoi primi lavori vorrai fare tutto tu. Ed è probabilmente una buona idea provare tutti i ruoli. Tuttavia, per diventare professionali bisogna specializzarsi e capire in quale parte si riesce a dare il meglio. Parole e disegni sono efficaci per rendere le vostre idee. Usando questa tecnica noi proviamo a darvi qualche consiglio utile. Bisogna imparare a lavorare bene con gli altri. Le persone con cui lavori possono insegnarti a molto e tu a loro. Il miglior team è quello in cui tutti si compensano unendo le proprie forze. Quindi, se sei solo, cerca nella tua classe, nella tua zona, su internet, persone che condividano la tua passione e proponi loro di fare pratica insieme. Un video che piace a te o ai tuoi amici magari può non andare bene ad un pubblico più ampio. Cerca di capirne il motivo. Accetta le critiche e sii pronta ad imparare da queste. Ascolta i consigli di chi ha più esperienza di te. Non correre. Per realizzare dei bei video hai bisogno di tempo e pratica. Con il tempo e la passione potrai procurarti una bella attrezzatura, ma non aspettare di poter comprare una super videocamera per iniziare. Prendi la prima che riesci a trovare, anche il cellulare se non hai niente di meglio, e parti. Una volta iniziato sei già un filmmaker.